Buongiorno ragazzi, benvenuti ancora una volta, quasi l'ultima, siamo alle ultime battute di questa DAD, da voi tanto amata DAD. È vero, chiamatela DAD? No, lo so, vi manca la scuola, lo so, manca a tutti la scuola. Allora, dicevamo, oggi trattiamo la TV Verità. Ok? Io adesso, volete sempre che vi metto la pagina per seguire? Sì. Ok? Vedete? Cosa vedete? La TV verità. La TV Verità, perfetto. Allora, ora, diciamo che è un termine, come c'è scritto qua, ma tanto voglio dire, più o meno le stesse cose si ritrovano su Wikipedia anche, qua sono messe insieme, ma anche su Wikipedia c'è una buona descrizione di quella che è la TV Verità con quella che è la struttura. Diciamo che verso la fine degli anni Ottanta sono emerse in Italia quello che era una necessità. La necessità era quella di portare in televisione lo spettacolo dal vero. Non solo, vi era anche la necessità di coinvolgere maggiormente il pubblico e quindi non tanto cercare tanto la quantità, ma tanto la qualità di quella che era parte dell'informazione televisiva, ok? Diciamo che ci fu un periodo, abbiamo detto fine 80, nel 91 abbiamo quasi una ventina di trasmissioni legate alla TV Verità. Il primo canale che in realtà rilancia, anzi lancia, scusate, la TV Verità è Rai 3. E lo fa con tre programmi che vi dirò in sequenza, che sono Telefono Giallo dell'87, Un giorno in pretura, che fanno ancora oggi, e Chi l'ha visto, che è attualmente ancora in programmazione, anche questo. In genere, diciamo, le tipologie sono legate a programmi che ricercano persone, come Chi l'ha visto, programmi giudiziari, come ad esempio Forum, o anche, non so, Un giorno in pretura parla di tutto quello che è il dibattimento o il caso della storia, o se ci sono stati particolari eventi durante il dibattimento, eccetera, eccetera. Forum invece lo fanno su Rete 4 e vuole partire da casi reali, da storie reali tra due controparti e viene strutturato appunto secondo quello che è una corte di giustizia, no? Dove abbiamo il giudice, dove abbiamo due spalti, dove abbiamo la conduttrice e dove abbiamo le due controparti. Parlo di controparti perché cioè l'accusato e l'accusatore, o come volete voi, l'accusato è colui che accusa, tra
che porta in tribunale una persona, l'accusa, scusate, l'accusatore è colui che porta la persona in tribunale, l'accusato è quello che si deve difendere. Entrambi devono difendersi comunque, va bene. C'era un altro programma, non mi ricordo, era sulla Rai e appunto prevedeva i casi, andava ad analizzare i casi giudiziari. E c'era la presenza degli avvocati, mentre in forum non c'è la presenza dell'avvocato personale. Non ricordo però come si chiama il programma. Quel programma possiamo annoverarlo fra questi casi. Poi ci sono i casi che prevedono la collaborazione fra appunto la televisione e la polizia, e ci sono i casi dedicati a appunto le vicende private, personali. Conoscete benissimo, c'è posta per te, il primo amici di Maria De Filippi. Il primo amici di Maria De Filippi era una tribuna, diciamo, tribuna intendo una serie di scalinate, di gradinate, dove c'erano i ragazzi, le scolaresche arrivavano all'epoca addirittura. E nel programma si parlava di casi reali, di problemi giovanili. Io ricordo che mia sorella con la sua scuola andarono da, lei frequentava il liceo classico Conversano, andarono a, da Conversano con, diciamo, una buona parte di compagni. Andarono ad amici di Maria De Filippi perché all'epoca un loro compagno di classe fu ucciso, probabilmente fu, non ricordo bene il caso, stuprato, fu violentato da una o due persone e poi fu buttato in un pozzo. Non ricordo come anche qua si chiama il caso, però ricordo che furono invitati dalla redazione. Stranamore viene citato qua. Stranamore era un programma legato a programmi d'amore, ok? Però mo, ad esempio, conoscete C'è posta per te, no? C'è posta per te del sabato, dove ci sono casi familiari, i casi familiari viene presentato da Maria De Filippi, viene mandato un postino con una lettera per vedere se la persona accetta l'invito. Poi vanno in studio e dallo studio poi c'è la presentazione, l'apertura della lettera, il ricordo, la elaborazione dei fatti, il perché Maria cerca di mediare, fino alla conclusione se aprire sta lettera oppure il rifiuto dell'apertura. E questi sono i vari casi, no? Quindi, in fondo, che cosa, cioè cosa abbiamo dalla fine degli anni Ottanta in poi? Una televisione che porta la vita reale dentro le case, no? Però lo fa cercando di mettere in scena appunto quello che è la realtà. Quindi, fondamentalmente è questo, no? È una messa in scena della realtà. Cosa usano, diciamo, come strategie questi programmi? Le strategie che rendono la trasmissione verosimile. Vediamo se vi prendo un pezzo dove stava. Ok, le trasmissioni utilizzano strategie veridittive.
che rendono appunto la trasmissione verosimile, credibile. Atte non tanto a rendere credibile quello che vediamo, quanto il come viene messo in onda. E qua dobbiamo fare attenzione, no? Appunto, l'uso della diretta, siamo in diretta. Non è un programma registrato, ma è un programma in diretta. Quindi il primo punto della strategia veridittiva, o verosimile, cioè che rende il programma credibile. La diretta è la prima cosa, no? Le telefonate in diretta, i messaggi, un centralino visibile dove ci sono due, tre persone, donne, ragazze, persone che rispondono in diretta alle telefonate. Perché? Perché il pubblico tendenzialmente, che potrebbe essere informato dei fatti, risponde. Telefona durante il programma e dà delle informazioni. Ho visto questa persona, l'ho rivista lì. Vedete che qualcuno mi è sembrato essere quella persona, si trovava là. Queste persone prendono, che sono parte della redazione, in realtà prendono le telefonate in diretta e in diretta comunicano l'informazione, no? Quindi noi abbiamo quella che è la sensazione di avere un flusso di informazioni che si muove costantemente, no? Siamo sempre aggiornati e la diretta aiuta questo processo. Ok? Che altro? Allora, vediamo un pezzo. Vi devo, posso chiedervi una cosa? Se Dica. io lo metto su YouTube, voi lo vedete, no? In questo momento sì, non so se fra Però poco con gli lo altri professori l'abbiamo visto normalmente, senza problemi. vedrete. No, sì, perché non. Vabbè, ditemi se sentite l'audio, ecco. Ok. Prima vi voglio far sentire questa telefonata che è arrivata questo pomeriggio in redazione. Avete visto il servizio che è andato in Bassissimo. onda? È bassissimo, è basso, sì, ma si sente? Appena. Antonio Mancini era stato intervistato da Fiorentina. Vediamo, prendiamo. Questa è l'ultima fotografia scattata a Federica Farinella. Si sente? No. No, allora andare qua. Devo cambiare quello che mi chiedevo. Devo cambiare schermo, probabilmente. Vediamo, volete vedere un pezzo di Amici com'era? Giusto Sì. che stiamo parlando, Amici anni 90. No, viene detto no. Non avevo altro nome. Novantanove, no, voglio andare ancora più dietro. No. Beh, oh, Amici Maria De Filippi. Vediamo se poi di qua. In Italia 5.000 euro tutti i mesi, mentre invece
Io lo vedo lentissimo. Anche noi a scacchi. Si vede a scacchi. Però con quella di italiano si sentiva benissimo. Adesso non per... Aspetta. Io... Sì, però... responsabilizzarlo, questo potrebbe anche significare lasciarlo. Vabbè, non lo so perché si vede così lento. Comunque, fondamentalmente era un debate, un dibattito, ok? Cioè si instaurava quello che poi a Maria De Filippi piace molto il dibattito, no? Tra le persone. Ma diciamo la particolarità è che forse manca in televisione, cioè alcuni programmi hanno questo tipo di dibattito e sono TV Talk o altri programmi dove non è il pubblico in sé per sé, ma è il pubblico giovane che dibatte. Secondo me era una buona formula, era un buon programma, perché uscivano fuori quelli che sono le emozioni e i modi di vedere dei ragazzi, ok? E quindi ne veniva fuori un confronto. Amici di sera. Questo è proprio la storia di Amici, ok? Dove vado? Cosa vedete? YouTube? Uh-huh. Ok, cambiamo. Che scocciatura che ogni volta in Discord era meglio. Potevo passare direttamente da una pagina qua, devo interrompere, anzi se vado qua e faccio interrompi, e poi vado qua e devo fare di nuovo presenta il tuo schermo. Ok, va bene, andiamo avanti, va? Allora, stavamo parlando di veridittività, ok? Delle strategie che rendono vero un programma, no? Volendo analizzare appunto chi l'ha visto, vediamo un po' come possiamo descrivere questo programma, che è stato appunto un po' il prototipo di quello che sono i programmi della televisione verità, no? Un mix fra informazione e intrattenimento, con un buon numero di ascolti, perché se il programma perdura da anni, vuol dire che fa i suoi ascolti, ok? Andiamo avanti. Allora, dicevamo, il programma, chi l'ha visto, qua offre un'analisi di chi l'ha visto, nasce nell'88, da questo Leo Beghin, che fu chiamato in Rai per inaugurare una linea sperimentale della produzione Rai, il cui, come vi ho detto prima, l'obiettivo non era un obiettivo qualitativo, scusate, un obiettivo quantitativo, ma tanto quanto ampliare quello che può essere un obiettivo appunto qualitativo, cioè fornire maggiore qualità appunto al servizio pubblico. La prima
conduttrice, e ne abbiamo avute varie, però voglio dire, non ci interessa la storia delle conduttrici, era stata Donatella Raffai, che era una giornalista molto impegnata nel sociale. E qua abbiamo quello che è la figura del conduttore. Chi è la conduttrice? Cioè, che forma ha la conduttrice di Chi l'ha visto? Fondamentalmente è una donna che ha dei tratti di affabilità e maternità, quindi deve essere gentile, deve ascoltare, deve essere anche protettiva, rassicurante, ma allo stesso tempo devi avere un carattere fermo e deciso, autoritario ed efficiente. Efficiente per gestire appunto la produzione, autoritaria per definire i momenti, no? È appunto, come abbiamo detto, affabile perché deve gestire delle situazioni che non sono prettamente delle situazioni, sono delle situazioni più drammatiche, molto più tragiche, e quindi c'è la necessità di avere qualcuno che abbia questi tratti, ok? A che ora si colloca il programma? Si colloca in prima serata, sapete che cos'è la prima serata, ed è un programma lungo che si protrae appunto nel tempo, no? Scegliere di vedere questo programma significa scegliere di vedere appunto di passare la serata così. Che altro c'è da dire? Fondamentalmente come viene organizzato. Ok, allora ci sono degli elementi che sono rimasti inalterati. Le immagini della sigla possono cambiare anno in anno, ma fondamentalmente il motivo rimane quello. Fondamentalmente a quello che è il marchio del giallo. Ok? La conduttrice è appunto il perno della trasmissione. Fondamentalmente sono presentate, come vi dicevo, allo stesso modo. Proprio fisicamente, qua parla di tailleur, una donna di mezza età che veste un tailleur, tipico di una donna professionista, capelli corti, voce decisa. Serietà dei modi e appunto che cosa dice? La loro immagine personale si articola a tratti maschili di cui competenza, autorità, determinazione, ma anche tratti femminili, abbiamo detto protezione, materna, empatia, comprensione, e che appunto è coerente con lo stile. Va bene. Quindi la scenografia subisce appunto delle modifiche, ma conserva sempre i suoi spazi fondamentali. Cosa vuol dire? Abbiamo sempre una scrivania, un po' come abbiamo visto per i talk show, c'è sempre una scrivania, la parte della redazione è visibile, perché vediamo una parte i telefoni, l'altra parte che magari sta ai computer, no? Quindi vediamo un lavorio, qualcuno che sta lavorando in diretta mentre il programma viene fatto, ed è tutto visibile. Un po' come andare in un locale dove la cucina è aperta al pubblico, cioè la cucina è visibile. Così è lo stesso per quanto riguarda la redazione. La redazione è la cucina, dove vengono gestite le informazioni, ed è la stessa cosa. Chiudo perché ci sono un po' di rumori. Fa un caldo oggi, c'è vento caldo, incredibile. Poi abbiamo, come nei talk, lo schermo per i collegamenti. Ci stiamo collegando con il nostro inviato. I telefoni sono sempre in vista, inquadrati, abbiamo detto. I fogli sono sia sparsi sul tavolo che in mano. Che sono sti fogli? È praticamente la cronologia,
di quello che è il programma. Minuto per minuto è troppo, devo andare indietro, è meno che minuto per minuto, decine di minuti per decine di minuti. Ha in mano il programma con gli interventi, con quello che deve succedere, con il riferimento al collegamento, con il riferimento a informazioni che si hanno nel momento in cui tu vai a intervistare quella persona, che può essere un testimone, un parente. Siamo? Sì. Mi piace questa frase, tutto richiama il lavoro di un ufficio di investigazione in tempo reale. È un po' appunto quello che vi ho detto, no? Dare il senso del lavorio in diretta. Come si struttura il programma? Vediamo se chi l'ha visto, chi l'ha visto. Sempre qua, vi devo condividere per forza. Vi devo condividere che stanno dicendo che un prete dice loro di ballare sulle tombe, che ci sono dei genitori che dicono loro di uccidere degli altri bambini. Sentirete queste voci e quello che pensate sono bambini che stanno giocando, scherzando tra di loro. Sentiamo. Allora, che stiamo vedendo? Chi l'ha visto? Abbiamo in questo caso un inserto sonoro che serve al programma. Lei si rivolge verso questa scrivania dove ci sono gli invitati, gli ospiti. Gli ospiti che diranno la loro. Chiaro, come se fosse un talk. All'alba del 12 novembre 98, sette poliziotti sono arrivati in casa e ci hanno portato via quattro figli. Quattro figli, aspetta, perché poi sappiamo che sei dovuta andare all'estero, perché essendo incinta ha cercato di salvare almeno l'altro figlio. Perché? Perché al signor Federico Scotta hanno tolto due bambini. Esattamente, hanno tolto due bambini sempre il 7 di luglio del 1997, sono arrivati all'alba e per acquisizione e poi l'hanno portati via.
Ci siete? Sì. Il tratto distintivo anche il numero di telefono sia fisso sia di un cellulare che tu puoi chiamare in diretta. Puoi chiamare almeno e c'è la redazione che risponde. Però ti dà il senso che questo programma venga appunto fatto in diretta. Quindi Vediamo se trovo qualche altra. Lorena che non ha più rivisto Francescano, cioè loro. Ok, allora. Adesso vedete qua, questo è un servizio che si unisce al video e sono altre interviste che sono state fatte, raccolte in giro. Ok. Mi interessa, ma è dato da lì, insomma, però insomma ce l'hanno fatta proprio sotto il naso, siamo stati fottuti, fine della storia, e mi ha fatto male la maniera, insomma, sottile di questo meccanismo che prima ti dicono adesso vedi, poi te la tolgono, poi la vedi, poi insomma, io sono incazzato, basta. Massimo Campanini e sua moglie Gilda da 9 anni ormai non hanno più alcuna notizia della loro bambina. Questa è la storia assurda, tristissima, di Stella, la piccola che abbiamo chiamato così per tutelarla della serratezza. Una storia quasi tutta ambientata a Reggio Emilia, che ha origine dalla perquisizione che i carabinieri fanno nell'abitazione della famiglia Campanini. Ok, questo invece è una ricostruzione. Adesso, dopo l'intervista, parte una ricostruzione, cioè il giornalista sta ricostruendo il fatto. È una storia che parte da Reggio Emilia, ok? Quindi quello che mi interessa adesso è farvi capire come si sviluppa la struttura del programma. Andiamo qua. Okay. Ci siete? Sì. Ok. Ragazzi, avete fatto bene a togliere la telecamera perché non, diciamo, non serve. Anzi, quasi quasi anch'io la tolgo perché mi ruba solo dati. Che ho fatto? Ok, scusate, Ma ce l'ha ancora attiva la videocamera? ce l'ho ancora attiva Sì, io la vedo. e non so che cosa ho fatto. Ah, signore, scusa, vado qua. Non lo so perché non riesco a togliere la telecamera, sinceramente. Prof, deve andare sotto. Mi dà solo l'audio. Forse a me che ho iniziato la presentazione, non la fa togliere. Se vedete, sto condividendo la pagina. Deve andare sotto, prof, il tastino, quello del microfono, di chiudere la chiamata e la videocamera. Sotto deve Vabbè, andare. dai, sotto. Ah, madò, avete ragione. Perdonate, perdonate. Allora, abbiamo detto, sto presentando, qua devo. Ok, allora, ritorniamo qua. La vedete la struttura? Sì.
Ok, allora vediamo la struttura. Tanto brevemente non è assai, è tutto qua è il fatto. Allora, la trasmissione, cerco di andare veloce anche, la trasmissione è strutturata così, cioè abbiamo la presentazione di vari casi inseriti appunto nella puntata. Fondamentalmente la puntata si struttura attorno a un caso centrale, cioè quello ritenuto più importante, che solitamente è un caso di cronaca. Se c'è un caso di cronaca che è scoppiato ultimamente, il programma tende un po' come farebbe una linea giornalistica di un TG, ma lo vedremo sabato come funziona il TG, tende appunto a dare più importanza, quindi a presentare la trasmissione secondo appunto quelle che sono le informazioni che noi abbiamo in possesso per quanto riguarda quel caso, ok? Tutti i casi sono presentati che hanno, diciamo, tutti i casi hanno la stessa importanza, però c'è un caso centrale col quale anche si apre quello che poi è la pubblicità del programma, no? Vediamo la scaletta. Allora, abbiamo solitamente la presentazione del caso, poi abbiamo la ricostruzione della vita privata, della scomparsa, eccetera, eccetera. Giusto? Come abbiamo detto prima, se Yes. abbiamo un caso di cronaca, vi faccio un esempio, abbiamo un omicidio, vi è tutta la ricostruzione del caso. Quel giorno Nicoletta stava a casa con i bambini, poi è andata ad accompagnare il bambino alla fermata dell'autobus. Al ritorno ha trovato il bambino ucciso e tutto i vestiti. Questo è Cogne. È il caso di Cogne. Quindi vi è la ricostruzione. La ricostruzione può essere fatta anche con dei personaggi che fanno da attori, ok? Le immagini solitamente c'è la tecnica del vedo non vedo, possono anche non essere presentati in volto o anche sì, così come non si vedono le immagini cruente che vengono rese un po' più soft, vengono sfocate, vengono prese nel dettaglio e quindi non fatte vedere in maniera diretta. Poi vi è, come dicevamo, nella struttura, la presa, di contatto con l'ambiente dello scomparso, con le istituzioni, ottenendo indizi e formulando ipotesi. Presa di contatto con l'ambiente. Chi è? Se succede un caso, il giornalista si presenta sul posto, si presenta parte della redazione. Si presenta un giornalista con il cameraman che vanno in giro a fare interviste a capire: signora, ma lei la conosceva questa persona? Ma che ne pensa di questo caso? E quindi là viene fatta una raccolta di informazioni che possono essere più o meno utili, tanto utili quanto da riempire i vuoti di un TG, delle informazioni di un TG quanto a riempire dei vuoti di informazione nella, appunto, nella puntata. Non solo, non c'è solo quello che si chiama Vox Populi, quindi l'intervista alle persone, ma anche quanto intervistare, come avete visto prima, famiglie che non sono state, cioè persone coinvolte direttamente, come prima vi ho fatto vedere un pezzo e parlava il papà di una delle bambine che poi è stata tolta alla famiglia. Quindi c'erano dei genitori in studio come ospiti e altri genitori invece sono stati contattati dalla redazione e intervistati in casa. Ok? Quindi questo è l'ambiente. Chi è coinvolto? Chi sta? Cerchiamo indizi, ipotesi, perché?
Poi abbiamo il richiamo dei fatti da parte della conduttrice, l'incontro con i parenti con cui si ricostruisce la storia, no? Dello scomparso, dei ragazzi sottratti o degli eventi o in questo caso io non so bene il caso, però suppongo siano dei bambini che andavano con un prete a fare delle uscite e il prete gli faceva fare sti riti satanici o qualcosa del genere. Però molto probabilmente là c'è un coinvolgimento di adulti, perché di sera i bambini come fanno a uscire? Tu genitore, perché stai affidando i tuoi figli a un prete e vanno con lui e tornano la sera? Non ti rendi conto che puzzano di fumo? Che hanno fatto? Cioè, capito? C'è tutta una storiaccia questa, brutta. Poi si ha la parola a coloro che cercano lo scomparso, che si indirizzano ai telespettatori per aiutarli. Ora, non so, chi di voi ha mai visto Chi l'ha visto? Io. Tutti, prof. Ok, va bene, quindi avete un'idea di com'è. Non in questo caso, non in questo caso, oddio, anche in questo caso, i genitori sono coloro che si rivolgono potrebbero rivolgersi ai magistrati per riavere i figli, perché in realtà questi bambini in questo caso non sono scomparsi per loro volontà, ma è lo Stato che li ha tolti alla famiglia. Chiaramente, perché per capire, cioè, la storia è ambigua, è abbastanza ambigua, ok? Cioè, quindi noi non sappiamo chi abbia ragione, se lo Stato o i genitori. A volte anche dallo Stato succedono delle cose che sono abbastanza ambigue, come quello di alcune associazioni di sottrarre i figli alle famiglie. È un problema, perché poi ci sono tutte queste cooperative, associazioni che vabbè, è un macello. Poi abbiamo il richiamo dei fatti da parte della conduttrice, cioè la conduttrice fa un riepilogo, richiama i fatti, appunto si hanno delle ricostruzioni, la parola. Dove sta l'inchiesta in diretta tramite la telefonata dei telespettatori, quindi abbiamo direttamente il telespettatore che interviene, o ripeto, quello che è un'intervista da casa. Però in tutto questo, diciamo, negli anni è cambiato anche Chi l'ha visto, abbiamo avuto dei cambiamenti. Tra i primi abbiamo lo stringersi intorno alle questioni di famiglia, cioè è un programma che a questo punto cerca di indagare molto di più quelli che sono i rapporti familiari, ok? C'è anche uno spostamento verso situazioni scandalistiche, ma anche sempre più riguardanti i casi di giallo, ok? Poi abbiamo anche il terzo punto, dove si accentua il ruolo interventista. Che cos'è il ruolo interventista del programma in questo caso? Allora, è venuto un po' a cadere quello che è il ruolo, un po', perché a volte la televisione tende a coprire le istituzioni. In questo caso, da un po' di anni a questa parte, dovete sapere che la nostra società è diventata meno rigida, è diventata un po' più, il termine tecnico non è poi tecnico, va bene, è un termine usato in sociologia, si chiama società fluida. È una società dove, e questo succede anche a voi, voi non ve ne rendete conto, non lo so se ve ne rendiate conto, perché voi vi trovate immersi in questo. Prima
diciamo, genericamente la gente aveva più fiducia nella polizia, nelle istituzioni, in quelli che erano dei punti fissi. Poteva essere il prete, così come poteva essere, non lo so, un sindaco o gli stessi genitori, da un po' di tempo a questa parte, tutto è stato messo in crisi. Cioè, siccome sentiamo molti casi di preti, violentatori che abusano, eccetera, eccetera, chiaramente la figura del prete è venuta un po' a essere più labile, così come la figura delle istituzioni. Lo Stato ci aiuta realmente, sì o no? O lo Stato ci mette i bastoni tra le ruote, o lo Stato è insensibile a volte, ok? E in questo caso anche il programma non solo mette in dubbio anche l'agire dello Stato, cioè se lo Stato ha agito bene, ma a volte il programma stesso si sostituisce alle indagini di Stato, cioè lo sentite spesso nelle parole del programma dove dice noi abbiamo fatto le nostre indagini. Che vuol dire? Vuol dire che non solo, questo lo vediamo anche in alcune fiction dove supponiamo il prete si sostituisce, Don Matteo si sostituisce allo Stato. E addirittura arriva prima dello Stato, lo Prof, Stato. Dimmi. noi abbiamo lezione con quella di inglese. Ok, ragazzi, 2 minuti ho finito. Ok. Ok. Dove si sostituisce allo Stato per la prossima volta. Collegatevi prima. Si sostituisce appunto allo Stato. Quindi. Il programma è un po' cambiato. Cosa percepiamo? Fondamentalmente la trasmissione propone una televisione interlocutoria, quindi basata sul dialogo. Pongo domande, ricevo risposte. Cosa si vuole veicolare? Partecipazione, il senso di coralità, cioè di condivisione, di partecipazione, di solidarietà. Si vuole appunto, il primo punto è stringersi intorno alle questioni di famiglia, quindi è alto il coinvolgimento dei parenti, degli invitati, dei testimoni, del pubblico, cioè tutti questi elementi fanno rafforzare appunto questi punti che vi ho detto qua, no? Abbiamo detto che il telespettatore può intervenire. Vediamo l'ultima cosa che sono gli elementi narrativi. Gli elementi narrativi e le tappe di questi elementi sono l'appello allo scomparso. Molte sequenze delle trasmissioni sembrano appunto vogliono attrarre mirate ad attrarre lo scomparso, anche se magari sta vedendo la televisione o se qualcuno lo sente, no? Spesso la sparizione appunto si presenta come la conseguenza della mancanza di dialogo con la famiglia, ma lui lo sa che gli volevate bene e quindi è la conduttrice anche che si rivolge allo scomparso, se nel caso sia scappato, questo non si sa ancora. Poi abbiamo una progressione drammatica dell'appello allo scomparso, la suspense nel corso della trasmissione, l'appello al testimone. Abbiamo sempre una progressione dell'appello del testimone, e anche ogni tanto la presentatrice fa un bilancio di quello che sono state le chiamate durante un blocco della trasmissione. Allora dice: abbiamo avuto queste chiamate. Siamo informati, a volte lo vedete, va in diretta, a volte ci si ha un ritrovamento in diretta. Supponiamo, arrivano delle chiamate, ci informano che questa persona, che Michelino, è in questa casa, adesso vi mettiamo in contatto e quindi qua abbiamo il ritrovamento della persona. Insomma, fondamentalmente a volte si ha anche questa parte.
che è una parte investigativa, che è una parte risolutiva del programma. Va bene, fondamentalmente i punti di chi l'ha visto sono questi. Io i 2 minuti me li sono presi, ragazzi, statevi bene, andate in pace. Grazie altrettanto, rendiamo grazie a lei, ci vediamo. A me, io faccio il mio dovere. Ciao ragazzi, buona giornata. Buongiorno. 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 Ciao.